Finalmente, dopo 2 anni che siamo stati fermi facendo le assemblee virtuali a causa della pandemia, siamo qua anche per festeggiare la nuova sede della cooperativa. Dopo 38 anni di affitto, al 1° aprile del 2020 siamo riusciti a trasferirci in questa sede. Impossibilitati a fare una cerimonia, la facciamo oggi. È bello, abbiamo gente che è arrivata da 5 regioni diverse d'Italia, è un bel momento, un bel incontro. Pensare in grande e non dimenticarsi le piccole cose, l'attenzione ai nostri lavoratori, non dimenticarsi dell'attenzione alle persone, non soltanto al rispetto, ma al benessere dei lavoratori, alle condizioni di lavoro. La sede è abbastanza particolare, nell'intento dell'architetto, nella sua facciata, la volontà di un abbraccio e quindi di un'accoglienza. C'è molto vetro, c'è trasparenza, ha tutta una serie di attenzioni ambientali, dai pannelli solari, energia elettrica che ci produciamo noi per fare camminare i nostri furgoni, a tutta una serie di accorgimenti tecnici che io non sono in grado di descrivere. Comunque, una forte attenzione all'ambiente. Non abbiamo cementificato nulla perché abbiamo abbattuto e ricostruito un capannone già esistente. E quindi, un bel momento di incontro con la presentazione del bilancio 2021 con dei risultati ottimi.